decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E che cos'è maggioranza? È un testo provocatorio, ma è un testo che a noi piace ricordare perché è una provocazione che non disprezza la democrazia, anzi la ama profondamente, e la ama talmente tanto che non si può accontentare di subir la zoppa, perché una società fondata sulla menzogna non è una società democratica. Ibsen scrive che se noi ci accontentiamo di non guardare la menzogna, rischiamo di diventare una bella società borghese costruita su una cloaca, su un pantano. Io sono una giornalista, mi confronto ogni giorno con queste domande: che cos'è la verità? Esiste la possibilità di raggiungere una verità assoluta? No, forse no, forse aveva ragione Terzani. Forse è necessario semplicemente riscoprire un giornalismo che riporti il cuore nelle cose che racconta. E vi assicuro che noi di cuore ce ne mettiamo tanto. Se non esiste in ciascuno di noi oggi una piena consapevolezza dell'importanza dell'ambiente e della salute, è sicuramente anche colpa nostra. Colpa di noi giornalisti, che forse abbiamo tardato l'appuntamento con la storia, abbiamo amplificato l'agenda che ci voleva imporre il potere, non ci siamo battuti abbastanza per imporne una noi di agenda. Poi certo ci sono le incredibili porcherie combinate da chi sta ai vertici, parafrasando sempre Ibsen, però oggi, 10 anni dopo, vi faccio una domanda, facciamoci una domanda: per quanto ancora giustificheremo il nostro immobilismo dando la colpa alle responsabilità altrui? Il più pericoloso nemico della verità e della libertà, ha ragione il dottor Stockman, il protagonista di Ibsen, siamo noi, la maggioranza, la solida e compatta maggioranza, la maledetta maggioranza democratica che si accontenta e fa finta di niente, che non si batte per la cosa pubblica. Questa del lavoro. Ma quale lavoro? Ce lo siamo chiesto? Quei salari da fame, delle discriminazioni di genere. Sì, perché essere donna è ancora un ostacolo oggettivo in questa nostra società, così come essere povero, precario, migrante, omosessuale, diverso. Sono passati 10 anni dalla prima volta che ci siamo incontrati qui, su questo palco. In questi 10 anni sono accadute tante cose. Il mondo brucia, è circondato da guerre, la povertà è aumentata, la forbice delle diseguaglianze pure. 10 anni in cui chi non è stato capace di risolvere il conflitto tra salute e lavoro a Taranto è lo stesso che ci ha rappresentato nei tavoli internazionali e ha fatto di tutto per non disturbare le compagnie leader nelle fonti fossili e allungare i tempi della transizione ecologica. E noi zitti. Tante zone d'Italia è già oggi una realtà irreversibile. Alterazioni fatali dell'ecosistema sono già in corso. Ma non è il pianeta che rischia l'estinzione. Siamo noi, gli Sapiens. E noi zitti. Come si conciliano progresso tecnologico e sostenibilità ambientale? Cosa significa transizione ecologica? C'è una percentuale di popolazione sacrificabile? Ditecelo! E se sì, come si calcola? Come l'avete calcolata finora? Come avete deciso chi è sacrificabile? Chi può morire?
Era il 2012 quando è iniziato tutto, l'anno dell'inchiesta ambiente svenduto, delle perizie sul rapporto tra morti, malattie e inquinamento derivanti dalle ciminiere del siderurgico, l'anno dell'industria alla sbarra, delle contestazioni di piazza, di associazioni ambientaliste e di operai. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, e lo sa chi ci sta seguendo da casa, sappiamo per esempio che il piombo è uno dei più potenti neurotossici, non esiste una soglia sicura. Sappiamo che nel sangue non ce ne deve essere, punto. Oggi sappiamo che quando parliamo di patologie nei minori legate all'inquinamento ci sono anche le malformazioni. Oggi sappiamo che molte delle sostanze immesse in ambiente possono avere un'azione neurotossica. Oggi sappiamo che i bambini, i nostri figli, sono i più esposti agli inquinanti. Oggi sappiamo che l'esposizione di una donna in gravidanza agli inquinanti, aiutatemi, in generale a farsene carico, non in una logica di conflitto, ma per dare risposte, per prendersi cura dei suoi cittadini. È nostro diritto sapere, e noi zitti. Chiudo con le parole di un grande uomo che a me manca tanto, Stefano Rodotà, che nel 2013, proprio parlando del caso Taranto e rivolgendosi a tutte le città industriali che in Italia e nel mondo vivono questo dramma del conflitto tra salute e lavoro, disse: oggi siamo in una situazione in cui i diritti non sono più considerati lusso o non lusso, ma se ne misura la compatibilità con la logica dell'economia. Non c'è un conflitto in radice tra diritto alla salute e il diritto al lavoro. Si dice: ma vedete, voi con questa vostra pretesa di tutelare l'ambiente, di tutelare la salute, ecco, voi imponete giganteschi costi all'industria. Ma se dall'inizio questi diritti fossero stati rispettati, oggi questi costi non ci sarebbero. E allora i diritti costano quando vengono calpestati. Non restate più in silenzio, non restate più zitti, non siate indifferenti. Io odio gli indifferenti. Buon 1 maggio, libero e pensante! Valentina Petrini, grazie Valentina. Vale. Queste le parole di Valentina che vengono dal suo cuore, ma anche dalle sue radici, visto che chi meglio di lei che Tarantino può raccontare tutto questo. Aprono questo primo maggio di Taranto, che come sapete è una festa di musica, ma di lotta. E allora apriamo, abbiamo aperto con le parole di Valentina Petrini. Lanciamo adesso. Lo facciamo anche con la musica. Apriamo anche con la musica. Ringraziamo intanto Beatrice, un applauso per il linguaggio dei segni anche quest'anno sul palco dell'1 maggio di Taranto. Ringrazio ancora tutti voi per essere qui anche sotto la pioggia. E fate un grandissimo applauso a Taranto.